L'ho toccato il fuorigiri. Madonna, la guarda! Buongiorno, bentornati su Officina del Pilota. Oggi insieme a Fabio, mio amico, guidiamo questa splendida Porsche 911 997 del 2006. Io per anni ho desiderato di guidare una macchina del genere. E sai perché? Perché questa è la macchina per veri uomini, col cambio manuale. Ti ricordi quando fecero il Tiptronic, che fu un flop tremendo? Non era un cambio veloce. E non avevi piacere di guida, non avevi piacere di guida con quel cambio lì. Invece questa qua racchiude un po' quelli che sono stati i desideri di un uomo che voleva la sportività, la virilità in una macchina, perché questa macchina è anche virile, ragazzi, ve lo posso assicurare, e dopo ve lo faremo vedere. E quindi aveva anche un'eleganza, una macchina sportiva che abbinava questa eleganza incredibile e questo fascino senza tempo, perché la Porsche ha mantenuto queste linee dalla 911 da più di 50 anni. Esatto, è un esempio unico nel mondo dell'auto. Sì, sì, sì. È una linea iconica. Questa, chiaramente io l'ho scelta, quindi c'è un perché. Secondo me è la linea più pulita, è una linea senza tempo. Sì, sì, sì. E poi che dire, cambio manuale per noi che abbiamo preso la patente con quello, con questo cambio. Per noi che abbiamo preso la patente un milione di anni fa. Esatto. Guidata per pochi secondi, però già mi sento un signore. Questa è la cosa. È una macchina comoda. E che va, senti come allunga. Sì. Motore aspirato. Fa paura. Nel 2004, quando uscì questo modello, la versione standard aveva 3006, maggiorato, aumentando l'alessaggio, a 3800 centimetri cubici. È un motore grande comunque, sì. La 911 sappiamo tutti che ha il motore a sbalzo, che ha questo equilibrio un po' diverso, no? Da quelle che sono le macchine con motore anteriore o centrale. Bisogna abituarsi. Questa è una trazione integrale. Sì. Che a mio gusto, attenzione qui, calibriamo bene le parole, potrebbe essere la seconda scelta paragonata alla trazione posteriore pura. Però, ma che cosa ci vogliamo fare con questa macchina? Ci dobbiamo andare in pista tutti i giorni, oppure la vogliamo usare nel quotidiano anche su strade di montagna come questa, oppure quando c'è la neve con la famiglia, eccetera eccetera? Quindi la trazione integrale sicuramente è più spendibile. Sono d'accordo con te. L'appassionato che è in me avrebbe preferito la trazione posteriore, ma diciamo che essendo la prima auto veramente sportiva che mi sono potuto permettere e il volerlo usare anche con la famiglia tutti i giorni mi ha fatto propendere per la trazione 4. Turisti storceranno il naso. No, ma perché? Che... Ma chi? E poi io dico sempre sta cosa dei porscisti puristi. Ma dove stanno questi puristi? Ma come sono fatti? Bravo, cioè, tu potresti esserne uno serenamente, perché hai raggiunto degli obiettivi nella vita. E sono tanti anni che c'avevi questo sfizio, te lo sei tolto e ti sei andato a scegliere anche una di quelle più belle, perché la 997, al di là di questo, diciamo, questa colonnina centrale che non mi fa impazzire. Già. Perché è un pochino plasticosetta per quello che è il calibro, lo spessore, il prestigio, certo, di questa macchina qui. Ma per il resto ne vogliamo parlare? No. Le linee, i cerchi, la qualità dei materiali, il contagiri gigante piantato al centro del volante. Sono d'accordo. Ho trovato quest'auto, che ho preso qualche mese fa, in condizioni secondo me perfette, e merita forse un po' di attenzione in qualche particolare, ma questa è una storia che magari racconteremo più avanti nel prossimo video di questa macchina qua, perché faremo, esatto, ragazzi, un mega full detailing dentro fuori della macchina, quelli che faccio io tipo B-roll, proprio effetto cinema, perché questa macchina se lo merita, è già messa molto bene, ma deve essere perfetta. Pensate che manderemo anche i cerchi in verniciatura su al nord. Devo dire che tra l'inizio della ricerca e quando l'ho comprata, i prezzi sono aumentati di almeno un 20%. Tanto.
Sì, è vero. E devo in un anno quindi. Sì, devo dire anche che quando però desideri tanto una cosa, te la puoi permettere, a un certo punto non è qualche migliaio di euro che fa la differenza, secondo me. E poi io l'ho comprata per tenerla. Questa è una macchina che tra qualche anno, salvo che non ci siano novità normative, diventerà un altro di interesse storico. Speriamo che tengano i 20 anni, se no ci ammazziamo tutti. Se tu consideri che la mia Subaru quest'anno fa 20 anni, non vorrei che si inventassero cose strane tipo altri 10 anni per farla diventare storica. Mi prende anche in perché colpo. Insomma, no, non si può essere fare. Proprietari di una macchina con un po' di cavalli in Italia non è proprio per via del Super Bowl. Esatto, mannaggia, esatto. Anche quello incide. Se consideriamo gli ultimi 10 anni, 15 anni anche, di produzione auto sportive, questa potrebbe racchiudere quelle che sono le due cose fondamentali per dire che la mettiamo nella lista, nella top 5, cioè cattiveria, sportività ed eleganza. È quello che ho detto poco fa, torno a ripeterlo perché è vero, esci con uno smoking, fai una serata dove ti senti il re del mondo, un signore, dai, sogniamo un attimo, perché no? Certo. E poi però mentre ci vai ci arrivi con le mani sudate, perché lei ti può dare davvero tanto in termini tecnici, di divertimento alla guida, di prestazioni. Non ho neanche attivato il tasto sport ancora e già comunque con un motore così grande e la trazione integrale, perché in una strada del genere serve, mi sta facendo godere. Mi fa piacere perché conferma, insomma, sì, la scelta che ho fatto. Sì, sì, sì. La scelta che ho fatto col cuore. D'altronde le auto non si comprano di certo con la testa. It's all about passion. Con la pancia, si comprano queste macchine. Con la pancia e poi si guidano per il gusto di guidarle. Ecco. E considerando che l'asfalto è umido. Sì, 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 per questo sto apprezzando davvero tanto. Il clima romano ci aiuta, perché però mamma mia, ragazzi miei, non giochiamo. È divertente. Non giochiamo, non giochiamo, ragazzi. È divertente. E il cambio come va? Che dici del cambio? Non ne parliamo. Allora, intanto l'ergonomia, sembra che hanno preso la mia mano, ci hanno messo sotto quel pomello e hanno detto: signor Tony, si tenga, questo è per lei. Ma lo puoi dire te e il resto dell'umanità. E poi gli innesti hanno quella fragranza morbida, però sì, sono croccanti, ma sono ricoperti di zucchero. Io non ce la faccio a fare sto canale, te lo giuro, perché poi no, uno parte la mattina che dice: senti, adesso mi devo andare a fare un altro giro in macchina, dai, sarà la solita vitaccia. Poi sali su una macchina del genere che è stata progettata 17 anni fa? Sì. E dici: senti, 2004. Ma questi no, che sono diventati così grandi, ci sarà un motivo? Appassionato quotidianamente, perché questa è un'auto veramente che è più comoda di quanto si possa pensare. Da morire. Sono macchine che è difficile trovare con così pochi chilometri, perché sì, macchina con 16 anni di vita deve anche essere stata usata un po', no? Tenerla ferma, a meno che non sia un pezzo da collezione che poi si vuole tenere come collezione statica, la macchina, gli organi meccanici devono comunque funzionare. Sì, tenerla ferma non è mai non un è bene. Mai non è, no, non è beh, buonissimo. Ecco, noi abbiamo anche il vantaggio a Roma di avere un clima che ti consente di usarla praticamente tutto l'anno. Capisci? Pa!
come te la butta dentro sta marcia. Si avverte la differenza, eh? Senti come si appoggia. Okay, rimaniamo in seconda qui, vediamo come esce di coppia da questo tornante strettissimo. Fa paura. Vedi, basta premere sull'acceleratore e ce n'è. Sì, sì, sì. Questa è più lunga invece. È molto veloce. È molto cattiva. La coppia di 400 Nm, se non erro, sì, disponibile a 4600 giri, con un motore così, un 3008, che eroga 355 cavalli, è un piacere assicurato. Non ti manca quella cattiveria, quel DNA che ha una GT3. Cosa ho detto? Un'altra Porsche, volevo dire. Dai, spieghiamola meglio. Certo, quella è un'altra cosa. Infatti spiegami. È un'arma da pista, è una macchina due posti secca con roll bar, 9000 giri di un inferno, è un missile. Ma non vi pensate, non credete che questa macchina non abbia un'erogazione, una cattiveria, una velocità da paura, da pazzi, uno stile di guida che abbina oltre a tutto un'eleganza e un comfort unico. Questo l'abbiamo raccontata bene? Guarda, secondo te con questa cosa? Allora, oltre a essere un tuo fan dai primi giorni, devo dire una cosa: che non potevo trovare appassionato migliore a cui farla raccontare. Grazie, sei un grande, grazie. Assolutamente equilibrata rispetto alle prestazioni dell'auto e conclude, diciamo, quella rotondità all'esperienza di guida, perché ti fa sentire sicuro, quindi anche quando arrivi un po' allegro con curva un po' più stretta, pesti sul pedale del freno e ti rendi conto che c'è. Non è un impianto racing, ma è un impianto assolutamente ben dimensionato rispetto alle performance della macchina. Sì, frena bene, ti dà sicurezza, è confortevole. E con questo peso non è banale. Non è banale, perché questa, essendo una trazione integrale, dovrebbe stare poco al di sotto dei 1600 kg. Esattamente, è una macchina pesante, soprattutto sì, per sì, l'epoca. Sì. E aggiungo a quello che hai appena detto, che per il piacere di guida i tre punti di contatto di una macchina che possiamo considerare, valutare una supercar, un'auto eccezionale da guidare come questa, sono il volante, i pedali e il cambio manuale. Perché siamo attaccati a queste tre cose, no? Già. E qui abbiamo un trittico da paura. Questo volante qui è regolabile, vedi? In profondità, non in altezza. Forse in quegli anni lì ci avrebbero potuto pensare. Già. Però devo dire che, eccomi qua. Ah, my happy place, come dice Alan. Anzi, come diceva Vasco Rossi, toglimi tutto ma ridammi la radio, no? A noi toglici tutto ma ridacci la Porsche. Adesso, cari amici di Officina del Pilota, visto che noi sì siamo molto eleganti nella Porsche, ma ogni tanto ci piace pure da Airgas. L'ho toccato il fuorigiri. Madonna, la quarta! La quarta è tanta roba. Madonna, la quarta è stabilissima! Un'aerodinamica incredibile. Vogliamo parlare del motore aspirato? Madonna santa, ragazzi, che bomba! Il volante che rimane bello, che non si alleggerisce. Bravo. Mantiene il giusto peso, che su un'auto col motore a sbalzo, che vuol dire, ricordo, che è oltre l'asse posteriore, oltre, cioè mantenere comunque lo sterzo discreta pesantezza non deve essere cosa semplice. Madonna, come è venuta su. Ma la quarta, mi aspettavo un po' di lag e invece sembrava una seconda marcia. Questa cosa mi ha lasciato veramente commosso. Allora, non ho mai visto una testata di questa macchina aperta, ma credo che abbia dei cilindri che sono più simili a quelli di un Iveco. Io godo, sai, allora, di più, godo per te che te hai realizzato sto sogno qua, allora, questo mi fa godere, bravo, di più. Bravo, bravo, però avere conferme da appassionati come te fa piacere, gratificano, no? Sì, perché sì, sì.
Matteo, io potevo comprarmi un'auto e quindi ne ho cercata dopo tanti anni, pur essendo un super appassionato, io le vorrei tutte le auto che tu provi, ma non posso, quindi ne ho comprata una e per sceglierla ho cercato di trovare l'auto che racchiudesse in sé il maggior numero di caratteristiche, quindi che fosse un'auto divertente, che fosse un'auto iconica, che rappresentasse per me qualcosa, perché questa è un'auto che io quando ero ragazzo ho sognato, e il tutto e con una fruibilità quotidiana che mi consente di godermela anche con le mie bambine, con mia moglie. Certo, ed è uno spettacolo. Quando scendi dalla macchina e vai a fare la spesa, io faccio sempre un giro attorno alla macchina. Sì, cioè, fai 10 passi, fai 10 giri, te la guarda. Sembriamo cretini. Cretini. E forse un po' lo saremo anche, non lo so. Però guarda, quanti anni passano e comunque c'è sempre questa sensazione, cioè, ma io ormai che? Io pure a 50-60 anni farò sta cosa, me lo sento quasi, perché è una passione intramontabile. Ne sono convinto. Il mio caro amico la deve sistemare. Ah. Sarà sistemata, varrà ancora di più. Sì. È quasi ora di pranzo. Senti, ma quando glielo diciamo che si devono iscrivere al canale? Ah beh, quello ragazzi ormai, cioè, mi conoscete, allora non vi iscrivete perché tanto certo. Non mettete like, che tanto l'algoritmo non ti aiuta quando metti like, e non commentate perché sta macchina gli fa talmente schifo, che senso ha? Assolutamente sì. 5.000 like è un bel traguardo, se li facciamo sarà difficile, però ci proviamo. Chi lo sa. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.